Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, cari ospiti, quelli che ci seguono qui, che sono qui presenti, quelli che ci seguono attraverso la ripresa televisiva, sono contento di essere qui con voi. Ho celebrato già a Natale, poi a Pasqua, ma privatamente nella cappellina. Ecco, questa è la prima volta in cui c'è un po' più di gente. Ci siete voi che vivete qui, poi ci sono quelli che non sono scesi oggi perché c'è un po' d'arietta, ma non possiamo prevedere il tempo e le condizioni atmosferiche giuste, ma comunque siamo qui insieme per vivere questo momento e festeggiare anche la patrona di questa casa di riposo, che è Santa Giovanna Antida Touré. E allora celebriamo la messa invocando la sua intercessione. I santi ci vengono dati dal Signore come modelli di vita cristiana, come amici, come intercessori a cui possiamo rivolgerci, come ci rivolgiamo a degli amici che camminano con noi. Ecco, a questo servono i santi, non solo per chiedere grazie e miracoli, ma degli amici, dei confidenti, delle persone che hanno preso sul serio il Vangelo di Gesù e si sono impegnati fino in fondo. E allora vogliamo invocare la misericordia e il perdono del Signore, come facciamo sempre all'inizio di ogni messa, e ricordare anche tutte le persone care, tutte le persone che portiamo nel cuore, le persone che vivono qui, le persone che avete a casa, i vostri parenti, i vostri amici e anche le persone che hanno già concluso il loro cammino in mezzo a noi e ora sono nella vita senza fine, nell'abbraccio di Dio. Li ricordiamo nella nostra preghiera. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Infondi in noi, Signore, la fiamma di carità che accendesti nel cuore di Santa Giovanna Antida, affinché la nostra attenzione verso gli ammalati e i bisognosi contribuisca a tenere acceso il fuoco che il tuo Figlio portò nel mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio, e così già vi comportate, possiate progredire ancora di più.
Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Questa infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi astegnate dall'impurità, che ciascuno di voi sappia trattare il proprio corpo con santità e rispetto, senza lasciarsi dominare dalla passione, come i pagani che non conoscono Dio. Che nessuno in questo campo offenda o inganni il proprio fratello, perché il Signore punisce tutte le cose, come vi abbiamo già detto e ribadito. Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio stesso, che vi è dono e il suo Santo Spirito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. Annuncia nei cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Odiate il male, voi che amate il Signore. Egli custodisce la vita dei suoi fedeli, li libererà dalle mani dei malvagi. Una luce è spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore. Gioite, giusti nel Signore. Della sua santità, celebrate il ricordo. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade.
Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato questa pagina del Vangelo, famosa, chiamata la pagina delle 10 vergini, perché Gesù ci racconta la misteriosità del regno e ci dice come dobbiamo vivere. Allora lui dice: il regno dei cieli è simile a 10 vergini. 10. 5 erano furbe, possiamo usare moderno. 5 erano intelligenti, furbe, e 5 erano un po' stupide. E qual è la differenza? Queste vergini dovevano tutte 10 servire a fare luce nella sala del banchetto dove c'era lo sposo, dove c'erano gli sposi, insomma, dove c'era una festa di nozze, e dovevano stare con questa lampada in mano a fare luce in questa sala. E dice Gesù: furono chiamate tutte 10, 5 arrivarono con la lampada e la scorta di olio e 5 arrivarono solo con le lampade senza olio. Dice che a un certo punto lo sposo tardava e si assopirono, si addormentarono. Quindi la condizione del sonno è uguale a tutti, non è che sono state sveglie perché, restate svegli, non sapete nel giorno, no, tutte si addormentarono, quindi la condizione fisica è uguale per tutti. A un certo punto, ecco, arriva lo sposo, accendono le lampade e si accorgono quelle che non l'avevano preso, si accorgono che non avevano l'olio. Dice: la lampada è quasi vuota, si spegne, si spegnerà. Allora lo chiediamo alle altre. E vanno da quelle intelligenti, da quelle furbe, che si erano presi anche il bottiglione dell'olio di scorta. Dice: dateci un po' del vostro olio. E avete sentito che risposta? No. Andatevene, datevelo a comprare se lo trovate, andate, noi non possiamo darvi del vostro olio. Allora qui ci viene una domanda: ma Gesù non ci aveva insegnato nel Vangelo ad essere sempre disponibili, dare la tunica se ti chiedono anche il mantello, essere generosi? Perché allora questo rifiuto e anche questa risposta secca? No, datevene, datevelo a comprare, non vi diamo niente. Perché? Cosa sarà mai questo olio? E questo olio è ciò che io non posso dare a te, che ognuno di noi non può dare all'altro, che è l'amore. È l'amore. Io posso insegnarti ad amare, farti provare l'amore, ma non posso darti il mio amore, che nei confronti di Dio è unico e irripetibile, come lo è nei confronti di un'altra persona, delle persone che amo. Non può essere imprestato l'amore. Quindi io devo crescere in una relazione profonda, farmi la scorta di questo amore. Questo ci chiede Gesù. E non può essere imprestato l'amore.
E poi oggi c'è questa festa di questa santa che è la patrona della cappella, della casa di riposo, Santa Giovanna Antida. E sapete i suoi tre amori quali erano? Le sue tre vie, le sue tre strade, l'olio che lei ha messo sempre da parte per tutta la sua vita, erano queste qui. Il primo posto a Dio, l'assoluto, Lui è tutto nella mia vita. Il secondo, l'amore per la Chiesa, per il Papa, per i Vescovi, i Sacerdoti, la Chiesa che Gesù ha voluto. E poi, il terzo, l'amore per i poveri, per gli ammalati, la carità, la caritas. Ecco, quindi capite cosa voleva dire Gesù quando ci ha parlato di questa parabola, la misteriosità del regno, il regno di Dio che scende, che si realizza in mezzo a noi con la nostra vita, con il nostro esempio, con la nostra testimonianza. Io non posso dare a te ciò che è una realtà, questa realtà che è l'amore, che posso vivere solo io. Ognuno di noi è creato a immagine e somiglianza di Dio e ognuno di noi con Dio ha un rapporto unico, irripetibile. Noi non siamo stati fatti con lo stampino, con la fotocopiatrice. Ognuno di noi è unico e irripetibile ai suoi occhi e ognuno di noi instaura con Lui un rapporto d'amore e non può essere imprestato, non può essere venduto. Ecco allora l'urgenza che Gesù ci lancia continuamente di crescere sempre di più, giorno dopo giorno, attraverso la preghiera, la nostra dimensione spirituale, attraverso l'Eucarestia, attraverso l'ascolto della parola, in una profonda e continua intimità con il Maestro. Chiediamo allora l'intercessione di Santa Giovanna che ci aiuti. Lei davvero può essere annoverata tra le vergini sapienti, le vergini intelligenti, quelle furbe, perché ha fatto della sua vita un dono e ha messo da parte delle riserve, delle botti di olio, di fede, di amore, di carità. Ed è quello che siamo chiamati a fare anche noi, in fondo. Ecco, e allora che il Signore ci aiuti ad avere questa forza, questa voglia, questo desiderio profondo di amarlo e ricercarlo sempre di più. E anche, ecco, qui siete un po' una rappresentanza. Martedì sono stato ad Europa, perché sapete, domenica ci sarà una grande festa ad Europa, una festa attesa da 100 anni, perché avverrà la quinta centenaria incoronazione. Per la quinta volta la Madonna ogni 100 anni viene incoronata e doveva essere già fatto perché 1620 la prima volta e l'anno scorso è 2020, ma è saltato tutto. Quest'anno hanno detto la facciamola come viene, certo. E quindi pensate che nel 1920 alla quarta incoronazione c'erano presenti, pensate, senza microfoni, nel 1920 non c'era niente. Hanno fatto questo pontificale solenne davanti alla Chiesa Grande, che non era ancora finita, e c'erano 150.000 persone. Domenica saremo, io con i vescovi piemontesi, saremo 1.500, perché il prefetto non ha dato disponibilità per più, per 500 in chiesa, nella chiesa grande, e 1.000 fuori, basta. E martedì hanno invitato i vari vescovi legati al biellese, i vescovi che hanno insomma, ecco, delle radici biellesi. E martedì è toccato a me presiedere la celebrazione, ogni giorno c'è un vescovo.
Ieri c'era il vescovo Alceste, oggi c'è il vescovo Ravinale, che era il vescovo di Asti, domani c'è il vescovo Gabriele Mana, che era il mio vescovo di Biella, che adesso è emerito anche lui, e martedì avevo tutti i giovani. Dovevano esserci una settimana tutti i giovani del Piemonte, più di 1500, di tutte le diocesi, compresi i nostri. E però non si è potuto fare niente, c'erano solo quelli di Biella, 150 ragazzi di giovani di Biella. E allora sono tempi un po' particolari questi, ma io ho detto a questi ragazzi che avevano l'impegno, si assumevano l'impegno di pregare per tutti i giovani delle diocesi del Piemonte, di tutti i gruppi parrocchiali. Erano lì la rappresentanza di Biella, ma come segno di tutti. E così lo dico a voi. Voi siete qui oggi come segno di tutti quelli che sono nei reparti, che oggi non sono scesi giù perché c'è un po' d'aria, un po' di venticello, ma ci siete voi che li rappresentate tutti, e voi portate qui su questo altare la preghiera di tutti gli anziani, di tutti gli ospiti, di tutti gli ammalati, anche qui con l'amministrazione, il presidente. Ecco, insieme viviamo questo momento e questa Eucaristia. Per intercessione delle sante vergini che hanno seguito Cristo con cuore indiviso, supplichiamo il Signore perché ci conceda di corrispondere pienamente alla grazia del battesimo. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Figlie della Chiesa, ti preghiamo per Papa Francesco, i vescovi e tutti i presbiteri, perché, illuminati dal tuo Spirito, vivano in profonda comunione e siano maestri e testimoni di verità e santità. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Serve dei poveri, ti preghiamo per intercessione di Santa Giovanna Antida. Dona a ciascuna suora della carità di coltivare ogni giorno atteggiamenti di umiltà, benevolenza e tenerezza verso i fratelli e le sorelle che hanno bisogno di aiuto morale e materiale. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Consacrate a Dio solo, ti supplichiamo per il mondo intero. Manda operai alla tua messe. Dona alle giovani, in cerca del tuo progetto di vita, di rispondere coraggiosamente alla tua chiamata. Sostieni la perseveranza delle postulanti, delle novizie e delle juniori. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Con Santa Giovanna Antida, donna di fede e di impegno coraggioso nella Chiesa e nel mondo, ti preghiamo. Dona tu alla società di oggi uomini e donne forti nella fede, testimoni di amore nella famiglia e nella società, impegnati a favore dei poveri. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. A te, Dio Padre, affidiamo le sorti dei tanti paesi in guerra. Solo tu puoi donare a tutti gli uomini la pace. Sostieni le suore della carità e tutti i missionari che vivono dove c'è odio e persecuzione, perché siano tuoi strumenti di perdono e comunione. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre, le sante vergini hanno trovato in te l'unica vera ricchezza. Dona anche a noi di cercarti con cuore puro e sincero e di pregustare fin da ora la gioia dell'incontro con te. Per Cristo nostro Signore. Oh, Dio del mondo diverso,
Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Signore, per le preghiere di Santa Giovanna Antida, ti siano graditi i doni del tuo popolo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi, che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo l'ammirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco,
con me indegno tuo servo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Giovanna Antida e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ora ci rivolgiamo al Padre con le parole che Gesù Maestro ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ci scambiamo un inchino, un saluto di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
Preghiamo. Fortificati dalla comunione al corpo e sangue di Gesù Cristo, concedi, Signore, di operare coraggiosamente nella carità, come Santa Giovanna Antida, e di partecipare con lei alla tua vita immortale, per Cristo nostro Signore. Amen. E ora recitiamo insieme la preghiera a Santa Giovanna, che trovate nel foglietto. O Santa Giovanna Antida, noi ci rivolgiamo a te, sicuri di essere esauditi. Tu che hai sofferto persecuzioni e umiliazioni, tu che hai messo la tua vita nelle mani di Dio solo, tu che hai servito con gioia le membra sofferenti di Gesù crocifisso, tu che hai amato la Chiesa donando tutta te stessa, ascolta la nostra preghiera per il Papa, per i sacerdoti, per le nostre famiglie, per la nostra comunità e per i consacrati al servizio del Regno. Guidaci, o dolce amica e compagna di viaggio, nel nostro cammino verso la santità. Santa Giovanna Antida, prega per noi. E ora invoco su tutti voi, sui vostri cari, su tutta la struttura, su tutti il personale, l'amministrazione, la benedizione del Signore con l'intercessione di Santa Giovanna, perché possiamo sempre sentire la presenza viva, ecco, del Signore Gesù, del suo amore, che è capace di trasformare tutte le cose, anche quelle che sentiamo negative, quelle che sentiamo pesanti, anche come i mesi che abbiamo vissuto. Solo l'amore ci salva, l'amore ci trasforma, solo l'amore ci tira fuori dalla morte e ci dona la vita. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona festa. Grazie. Thank you.